I wanna make a super sunman under you. Don't stop me now, I'm having such a good time. I'm having a ball, don't stop me. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Foss Fishing. Quest'oggi andrò a utilizzare la mia Finesse Limited Ultralight, la cannina più leggera che ho e più divertente per cercare dei bei pesci forzuti. Quello che dice il titolo è vero, durante il video vi farete delle grosse risate. Per queste grosse risate mi raccomando, superiamo i 100 like a questo video. Mi raccomando, condividete questo video a tutti i vostri amici che si faranno due risate, ma veramente vi assicuro. Quindi mi raccomando, guardate tutto il video fino alla fine, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e direi via con la sigla. Ok, era da tanto che non pescavo con la mia Finesse Limited, quindi ho deciso di portarla subito diretta con pesci belli forti, ovvero Foss Fishing alle carpe. Adesso l'ho dotata di un piccolo drop shot, molto leggero, con un piombino da 1,8 per stare super light. Vedo tante tante carpe, acqua tanto basse e super sospettose soprattutto. Presa. Oh, che bello vedere piegare questa canna. Che bello. Sembra un piacere. Piccola carpettina, però. Che esplosione. E anche oggi si cappotta domani. Un po' di ok, aprire questo quadrino, su TB70 Tibertini, testina da 1,8 e si torna a catturare. Oh, non vuole venire su, eh? Presa, finalmente. Eccola qua. Carpettina, guardate qua che bella. Sana, naturale. E via. Ok, ce n'è una là sotto. Presa. Ti ho dato una mangiata, ma ho preferito fargliela buttare giù per bene. Una piccolina.
Ok, è giunto il momento di guadinarla. Molto più divertente così, e faticoso soprattutto tirarla su così con questa canna qui, che vedete è morbidissima. Bisogna sapersela aggiustare, soprattutto con così poca acqua. Eccola qui, un'altra corpetta finita nel guadino. Ecco qua, via l'esca, sempre la stessa colorazione nera TB70. Eccolo qua, via. Ok, via che va. Presa. Sentito benissimo la manciata. Sentivo bene, ma veramente bene la manciata. Ho fatto una bella pacca. Mi ha tirato. Presa. E la terza carpa è su. Sempre bellissima carpa, alla matta perfetta on the top. Sembra stessa esca, guardate qua che bella. E adesso direi proprio di liberarla. Presa. Olla. Mutazione di lombrico e via. Questa è già carina. Bella carpettina. Ok. Prepariamo il guadino intanto, che lei si sfoga, si stanca. Ok. Yeah.
Eccola qua, questa dai, è già una carpa carina. Ecco, c'è già anche slamata. Questa sarà, boh, non saprei. Però dai, è carina. Eccola là che va. Questa imitazione di verme qua, abbastanza grande come presentazione rispetto a quello che utilizzo di solito, però funziona molto naturale come cosa, movimento molto morbido e lento. I'm riding through the sky 200 degrees, that's why they call me Mr. Fire and High. I'm trying not to speed online, wanna make a super sunny man and I you. Don't stop me now, I have such a good time, I'm having a ball. Don't stop me. Oh, bella questa. Questa è una bella carpa. Lunga, magretta, però è bella. Un attimo che prendo il godino. Ok, vediamo un po'. Bella lunga questa. Urca. I'm traveling at the speed of light, gonna make a super sunny man and you. Don't stop me, don't stop me. Don't stop me, don't stop me. Good time, don't stop me, don't stop me. I'm riding to the sky 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. Non si ferma questa carpa. Porca troia. Sì, si è pure impigliata con il filo sulla branchia. Ok. Questo è il bello di pescare con una canna del genere. Che devi tu adattarti, perché sennò la canna si rompe. Such a good time, having a ball. Don't stop me now. If you wanna have such a good time, just give me a call. Don't stop me now. Don't stop me now. Oddio, sto facendo nulla di illegale. Perché mia, non sto a me. Vabbè. Bella carpa, che bella carpa, bella bella carpa, questa sì che è una bella carpa, guardi, speriamola.